i rapporti con gli altri leader saranno costanti, ancora di più di quelle che già sono e sono stati anche durante questa campagna elettorale. Il tentativo, diciamo, è quello di inventare, immaginare, creare polemiche che non stanno. Io leggo di Salvini delle dichiarazioni chiare, molto affettuose nei confronti di Giorgia Meloni e di Silvio Berlusconi. Leggo da parte degli altri alleati stesso tipo di atteggiamento nei confronti di Matteo Salvini. I numeri da noi, ripeto, non sono stati mai l'oggetto della organizzazione, della composizione delle squadre, abbiamo sempre puntato alla qualità, abbiamo detto fin dall'inizio, Giorgia Meloni lo ha detto in campagna elettorale, che nemmeno le tessere di partito hanno alcuna ragione d'essere per la scelta degli uomini e delle donne di qualità che potranno eventualmente comporre una squadra di governo. Io quindi mi atterrei a quella grande serenità che il centrodestra ha dimostrato in questa campagna elettorale, riuscendo non solo a comporre il centrodestra, ritrovando le ragioni e i motivi che ci hanno tenuto insieme per 30 anni, ma anche a scrivere un programma che è l'elemento più importante di questa vicenda. A me non è mai capitato in questi anni di leggere di nessun governo italiano che ha usato parole tipo vigileremo su quello che avviene in Francia, in Germania. Io credo vadano rispettate serenamente le espressioni dei popoli, e così per Fratelli d'Italia è naturale, e il rispetto dei governi. Dopodiché credo che non ci sia nessun rischio, possiamo tranquillizzare chiunque né sui diritti civili né su altre questioni, come ha già chiarito il collega Donzelli. Io la settimana scorsa ho incontrato l'ambasciatore francese e con lui abbiamo scambiato considerazioni su quelli che sono gli interessi comuni di due popoli da sempre vicini, nel reciproco rispetto, con un'Italia che noi abbiamo serenamente annunciato sarà più presente nei tavoli internazionali a difesa degli italiani. Diciamo che i francesi hanno fatto bene il loro mestiere, hanno difeso i francesi, i tedeschi hanno fatto lo stesso, anche spagnoli, portoghesi, croati, olandesi. I governi italiani hanno fatto meno questo rispetto a un'idea utopica di Europa. Ecco, in questa fase noi auspichiamo di avere un governo che vada a difendere in Europa, in un contesto internazionale importante che vorremmo migliorare e far crescere anche rispetto alle criticità che sono emerse in questo periodo, però rappresentando quelli che pagano lo stipendio ai politici italiani.